Morelli, Musto ha preso un buon vantaggio, però sul finale quasi si riesce a fare il colpo gobbo. Un giudizio generale su questa partita, magari considerando anche il fatto che era tanto tempo che non si tornava qua in via Parma. Beh, spettacolo eccezionale di pubblico, come l'anno di Mattia quando era lì, andammo in A2, quindi veramente una sensazione emotiva per me, che l'ho vissuta sempre a vice allenatore, molto emozionante. La partita logicamente sapevamo una partita complicatissima contro chiaramente una squadra molto forte, abituata a giocare insieme, allenata molto bene al mio amico Gianni Nava, con un giocatore da inserire come Azzur, che chiaramente siamo stati fortunati a incontrarlo adesso, che non è ancora nel pieno delle sue facoltà cestistiche. Però direi una bella reazione, la squadra ha combattuto tantissimo dietro, abbiamo avuto qualche passaggio vuoto, non tanto sui tiri da tre che ce li aspettavamo, perché loro sanno molto muovere molto bene la palla e sanno trovare tutti i loro terminali, ma come nel Morelli abbiamo preso quattro contropiedi su quattro transizioni non buone dalla nostra difesa e siamo andati sotto. Poi per una squadra come la nostra, che in attacco fa un po' fatica a trovare delle soluzioni, anche se oggi abbiamo mosso benissimo la palla, qualche volta rinunciamo al tiro, ecco. Però io sono contentissimo, ho detto ai ragazzi, abbiamo fatto una grande rimonta, teniamo conto che hanno giocato Roncari 31 minuti, che un ragazzo non ha mai giocato in C1, giocando una partita super, e quindi questa cosa è l'aspetto migliore, perché comunque lui, Fasani e più avanti Ballarin comunque ci dovranno per forza dare una mano, perché noi possiamo tirare il collo a Maiocco 35 minuti, 35 Thomas Di Dio, eccetera, eccetera. Lui, chiaramente hanno bisogno anche di vivere le atmosfere, però io sono veramente molto 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 contento. Davide, se c'è stato un momento in cui secondo te da una parte pensavi di averla persa magari quando abbiamo preso il break, ma da una parte pensavi di averla vinta o comunque recuperata verso il finale? Ma allora, secondo me noi siamo andati al riposo che loro tiravano col 50% da 3 punti, col 50% da 2 punti e vincevano la lotta a rimbalzo. Siamo riusciti a sporcargli le percentuali, ovviamente entrambe le squadre verso la fine hanno avuto un calo fisico, noi supportati dal nostro pubblico siamo riusciti a venire fuori, siamo riusciti anche a vincere la lotta a rimbalzo. Secondo me è stata una bellissima partita dove i dettagli alla fine hanno decretato il vincitore. Ovviamente avere un giocatore come Azzur sicuramente a loro ha aiutato. Noi dobbiamo limare qualche dettaglio e dobbiamo far capire a tutti i nostri giocatori che quando entrano, entrano per giocare, per fare, cioè non entrano per fare le comparse. Perché se noi pensiamo di giocare in 5 e poi uno non tira, l'altro non tira, e sono convinti di dover essere solo delle comparse, di passare la palla, non è il nostro gioco. Che noi facciamo toccare la palla a tutti i nostri giocatori, cerchiamo di condividere il più possibile e quando lo facciamo riusciamo anche ad ottenere dei break, dato che poi dietro tutti lavorano come dei pazzi e abbiamo anche dei discreti risultati.